Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando dei vaccini Covid. Il governatore del Piemonte Cirio: da gennaio 50.000 al giorno. Il passaggio del Green Pass da 9 a 6 mesi è una dura messa alla prova, per questo già dal 3 gennaio dalle 35.000 vaccinazioni al giorno che facciamo in Piemonte portiamo l'asticella a 50.000, annunciato appunto il governatore che ha ricevuto la visita del generale Figliuolo. I dati sul contagio in Piemonte: 4.611 nuovi contagi e 13 decessi, ancora due ricoveri nei reparti ordinari, sono 1.058 più 63 unità, in terapia intensiva crescono di 3 unità con un totale di 89 pazienti. La pandemia rischia di far fallire le discoteche piemontesi, prime a chiudere, ultime a riaprire, con l'addio a Capodanno persi 40 milioni, sostengono i gestori. Il crollo della gru a Torino: è stato staccato il braccio dell'autogru, la parte più delicata è stata portata a buon fine, ora bisogna spostare il mezzo. Carceri: morì dopo aver perso 25 kg di peso, inchiesta a Torino. Diceva di non riuscire a mangiare, ma gli operatori dello Russo e Cutugno credevano che simulasse l'ipotesi e di cure non adeguate. Ad Alessandria, buona sanità, ha ricostruito l'esofago a una bambina di 3 anni, era nata senza a causa di un'atresia esofagea, intervento unico in Italia. Va a sciare anche se positivo al Covid un turista olandese denunciato a Sausedurx, multati per non aver rispettato le norme sull'isolamento anche due amici che erano con lui. Livelli di smog ancora elevati, a Torino resta acceso il semaforo rosso, stop ai veicoli diesel fino all'Euro 5. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip.